scuola di paracadutismo sportivo Ilario De Marco, istruttore, insegna chi non si è mai lanciato a dominare l'aria e la paura. Normalmente chi vuole affrontare questo sport è perché vuole provare delle forti emozioni. In effetti con il lancio in tandem, un ragazzo che non ha mai provato la caduta libera viene messo in condizione di poterle provare e di vivere delle sensazioni che sono a quanto meno indimenticabili. Oggi Maurizio è al Super Molasso. Perché ti è avvicinato ad uno sport così pericoloso ed estremo? Sinceramente avevo questo desiderio, gli amici mi hanno fatto un bel regalo, mi hanno regalato un lancio in tandem e sono qui. Volete il ciao più certo e quando arriva la porta? Però ti assicuro, una volta staccato l'aereo, cioè tutte le anche. Non ho paura, anzi non lo so, e tanto probabilmente ho paura, ma lo facciamo. Ma adesso inizia a salire l'adrenalina, molto forte. Bello però. Fantastico! La paura! Quando sapere il portellone vorresti ritornare a terra con l'aereo. Penso che mi proverò, sì. Vai, non subito. I primi approcci del paracadutismo sono approcci abbastanza difficili perché devi tirare fuori tutte le tue energie per vincere, per combattere un istinto. Cioè l'istinto di avere i piedi per terra. La paura dura 2 secondi. Cristina da 3 anni è fidanzata con un istruttore, ma solo da poco ha intrapreso un corso F7, che è il primo passo per avvicinarsi al mondo del paracadutismo. Oggi l'ha completato e da domani potrà lanciarsi da sola. Emozionatissima. L'ho fatto per amore e l'ho fatto anche per passione.